Hello people. Ora 6 della mattina, della magnana. Infatti andiamo a magnà. Guarda che colori che ci sono. E guarda che coglioni, eh. Andiamo, seguitemi, no? Non puoi venire con me. Sto venendo. Sto venendo. Ciao, Lorena. Buongiorno. Buongiorno, piccolino. Buongiorno. Fuori già non si respira. Una cosa impressionante. Tengo l'aria condizionata fino alle 3, poi si spegne in giro, poi si spegne fino alle 6 di mattina, ma c'è un caldo, già qua si sta un po' meglio. Vedete di questa luce mattutina. Senti quelli della spazzatura che... Io questa è la cosa più stupida. Ciao nonni. Questa è la cosa più stupida. Ragazzi, di spazzatura messa così. Anche a me dentro l'appartamento che fa caldo. Il mio appartamento, ma il bar è chiuso, non ho un cazzo da angulazionare, non posso fare angulazione a mattina. L'avete rubato pure un barattolo che la marmellata con miele de pere, un miele de pere, ma ci sono le pere volanti. E mele volanti e melannaghi. Guarda che meraviglia. Uno dovrebbe alzarsi presto la mattina solo per questo, per questa merda piglia. E c'è neanche un paio. Ma come chiusi? Come chiusi? Questa gente, che giorno è? Martedì? Questa gente travaglia un olio proprio, non lo so fare. Ma come faccio colazione? Te l'hai. Vengono a dire italiani lavoratori. Ne barre da lavoratori questo. Ma come devo fare, scusa? Come dovrei fare? Che il palo c'è. Come dovrei fare a fare colazione? Ma cosa è da pazzi? Gulazione. Infatti è un po' un gulazione. Ah, che venticello, tutto nell'acello. Andiamo, vediamo di trovare un bar, una pasticceria aperta. Pasticceria? Vieni qua. Apriti un po', apriti a me. Anzi, pasticceria. Pasticceria? Non pasticceria, eh? Pasticche, pasticche. Ma che gente di merda siete, pezzi di merda! Ancora colazione, Cristo, alle 6 di mattina. La gente, chi va a lavorare? Io ora volevo andare in campagna. Siamo in estate, c'è un periodo anche festivo,
Mettiamo, se Zani stava meglio, andavo al mare. Stamattina o in campagna a sistemare delle cose. Stamattina, che qua mi brucia un po', ste cazzi in brighe qua. Stamattina mi sono svegliato bello tranquillo, dormivo bene. Nonostante ieri mi sono girati gli zerbedei, e c'è gente che si alza, che facendo certi discorsi, mi girano, dico, mica mi viene male, mi fa male questa cosa che ho qua, mi fa male, perché mi tira la pelle, siccome è incrostata, dimagrendo o facendo esercizio fisico, mi tira. Mi si è incrostata come questo. Questo secondo me se lo lascio diventa come questa cosa che ho qua al fianco. Potrebbe diventare così. Cominciano a sviluppare dei nei, delle cose. Questo com'è? Ecco, forse questi sono aperti. Cazzi di connetto. Allora cominciamo a pagare. Quattro risate, vedete la spazzatura. Questo come deve fare a uscire. Questi sono aperti, eh? Però voglio vedere se è aperto un altro un po' più qua dietro. Potrei dire una cosa, quindi, però non so se è valida come. Mi sono rotto anche i coglioni di ripetere. E i coglioni siete voi, anzi sono loro. I figli, no, i figli non si toccano, capite? Non si toccano i figli, non si toccano, perché poi ti fanno. Fra di loro si toccheranno nella loro intimità, però voi, magistrati, giudici, non dovete toccare i figli delle persone, soprattutto li toccate per peggiorare le cose. E poi giusto giusto a me, poi li mettete dove è peggio, dove c'è più mafia, dove c'è cose peggiori, dove c'è chi non li vuole bene. Così i padri vanno fuori di testa e se la prendono con le donne, o con i figli stessi. Le donne vanno fuori di testa e se la prendono con. Non lo so, guarda che quanto è realtà, comunque è peggiorativa la cosa, molto peggiorativa. No? Perché vuol dire che è gente che è senza valori, che si mettono in testa che loro devono riuscire a fare quella cosa. E sono atleti, sti giudici, sti magistrati, che cazzo sono? Perché dovrei rispettarli? Dice, hai fatto qualche cosa brutta nella vita, e allora e loro ti hanno perdonato. Ma proprio, per me, siete equivalente a quello che voi dite alla malavita, perché bene o male, se uno viene qua e mi dice, ma i figli non te li faccio, qualche molisano veniva e mi diceva, non te li faccio vedere, lo siciliano. Infatti ora vediamo poi come va a finire questa gente. E vi ci sono a menzo, si rodde un misciuto di mavaccia e mamaccia, c'è stato. E se gran bellissimo pezzo di merda, di comunque cambio. E lo tipo, mi esprimere il concetto. Concetto! Vieni qua. Si vanno guardati, dice, ma un pezzo. Concetto e concetto. Permettini, niente. Ma che fare? Mi chiama la mattina proprio. Dice lavoratori, grandi lavoratori. Tutti nella testa, no? A stress. A stress. Andiamo a mangiare un cornetto. Un cornetto vorrei. Grandi lavoratori, dice.
Si vede che ho abitato da altre parti, non ci sui camionisti. Andiamo, e mentre allora ve ne parlo, visto che tanto mi sono innervosito. Perché innervosito? Mettiti al posto mio, che me non mi. Stavo dicendo, quindi mi hanno. Se fosse stata la malavita a toccarmi i figli, qualcuno diciamo di concreto, malavita, qualcuno dico, la malandrineria di qualcuno, probabilmente li vinci se è più malandrino, che cos'è, una cosa di botte, di legnate, che cos'è, una ris, e te li prendi comunque. Il problema non è questo, il problema è che c'è sia questo, visto malandrineria di mio zio, mia moglie, ma due belli sti cosi. E il colore che hanno anche. Allora, stavo dicendo, se fosse stata una cosa di malandrineria, guarda che bella la strada quando sei al centro. In the street. Bella lag. Allora, se fosse stata una cosa di, se fosse stata una cosa di malandrineria, di solo, dice, si pigliava una gran sfasciata lì, o me la davano, diciamo, e finiva così. E vinceva quello che otteneva. Ma sarebbe una cosa da beduini, non vorrei offendere nessuno. Forse sono meglio i beduini, non lo so. Comunque, finiva lì, vincevi, poi magari c'erano delle. Il problema è che non solo questo, ma anche. Hanno usato, cioè poi arrivano quelli con le divise, con le cose, scrivono puttanate, quindi quelli che mi hanno levato i figli, non è la malavita, non è il combattimento, non è una questione fisica, organica, ma sono degli imbrogliapopoli, è la mafia. Quelli principali, capito? Quella principale. Che sono le istituzioni, lo Stato, giudici, magistrati. E fino a quando non ci sarà, non saranno, non ci sarà l'eliminazione di tutto quest'odio, non ci sarà mai pace fra la gente. Fino all'ultima briciola di odio deve essere, e il gurgulizzi deve essere cancellato, capito? E allora andiamo al forno. Andiamo al forno. Immaginate anche il forno, è chiuso. Non penso. Si vede che ho abitato da altre parti dove ci sono i camionisti. Si fanno sale e scendi, Bifernina, Trignina. Dove c'è traffico. Traffico. Che c'è? Una carezzina. Mi fai schifo. Ai, comune. Il comune. Mo.
No, comodini. E allora, stavo dicendo, quindi la mafia istituzionale molisana o di là, o romana, o non lo so, insomma i parenti di questa mia ex moglie erano più forti a sugarla. Allora, di loro fanno queste cose perché sennò la malandrineria, non lo so se ce l'avrebbe fatto a levarmi i figli. Non penso neanche gliene fotteva proprio un cazzo alla mafia, alla malavita, diciamo, la gente della mala, della vita, ecco l'odio. Il pizzo mi chiedevano la... non lo so, ma domandavano niente, o me lo chiedevano, magari mi facevano qualche sfregio, perché se gli stavo antipatico, non lo so, ma non levare i figli, significa che voi, è una situazione del genere, significa che voi siete degli assassini, capite? Che voi siete solo degli assassini e delle persone che... Poi raccontando, dice, ma è meglio lì, questo mio zio mi faceva, è meglio lì, meglio tienili lì, che lì sono più sicuri. E che spai che dici? Perché si riferiva a problemi dei miei familiari, quindi che abbiamo qua? Pedofili, sette, satanisti, che ma anche là c'è. Certo non si poteva riferire a un problema mio, vedete come si... Sto facendo i video appunto apposta anche per farmi vedere in tutte le mie sfaccettature, questo sono stato. Quindi hanno problemi qua di pedofilia, avevo problemi mentali, insomma è tutta roba finta, peepers. Ora invece vi faccio vedere la verità mentre ci accingiamo. Accingetemelo, accingetelo, questa è la verità. La verità è questa. E non si sa perché è tutto un po' pulito, diciamo, in alcune zone è tutto un po' pulito. Queste, no, te lo dico io perché questo costa soldi per puliziale. Se uno viene un animaletto, uno con un cane si distrae a guinzaglio, e te quel cane si mangia. Questo, ieri avete visto l'Enichem, di quanto amano i magistrati, i giudici, i figli, e questo. Quindi quelli che comandano sono i politici, i magistrati, i giudici, la mafia istituzionale. Non è la malavita, la vita, la gente viene, la gente, diciamo, delle strade viene sfruttata, viene manipolata per cercare di fare vedere, di fare pubblicità e di fare soldi. Infatti a me i figli e le cose, anche la mia boccettina. Di cose me l'hanno levata tramite quello. Venivano e mi facevano una rapina, non penso per una boccetta di... mi rubava un disperato, mi ruba. Ma anche quelli sono disperati, i giudici, perché hanno le spese 100.000 volte. Vedi, un disperato ha una bicicletta, e gli hanno i macchine, così vai, i figli che vanno di qua, di là, di su, di giù. E che non capiranno mai un cazzo se non si ribellano. Lo volete inzuppare? Io appena gli ho detto, minchia, solo voi siete aperti. Cercare una cosa, sti gran lavoratori. Tutti si offendono, quando parlo io, tutti si offendono. Quando vi dicono, quando ve la mettono nel culo, invece... Gli imbroglioni che voi vi sembrano potenti, siete tutti contenti. Caminghi a menzenti. Che volgarità invece dei giudici e dei magistrati di merda che non sanno lavorare, non fanno un cazzo, se non rompere la minchia alla gente senza misura come politici. Invece quello è educazione. Rubare, ammazzare con stile.
Infatti stilo non ha assato e smenuzzano a qualche parte. Pure loro cari, che non c'entrano magari niente, però crescendo in quell'ambiente ci saranno, tra l'altro, queste ruote. Veniva uno del centro sociale e mi levava i figli. Li devi vedere 4 ore il sabato, eh. Abito in un altro posto. Vai lì dove sono nati. Ah, allora uno deve stare a Bologna, uno non è che sono andato in Molise. E uno sta a me. Insomma, non sapevano manco. Abitavano in casa. Le bugie sul lavoro, no? Fare vedere i figli, se ho spazzatura irriciclabile, quindi non era il centro sociale. Veniva un malandrino e mi diceva: ah, tu qua, va, guarda là, Bobby Digital. E invece non solo ho avuto a che fare con loro, voglio vuoi che bevo, solo ho avuto a che fare, in più ho avuto a che fare, guarda un po', non so se si è sentito, sempre gestiti e amministrati dai sudici giudici e dai magistrati mangiastrati. E poi, siccome sono dei cacasotto, mi hanno mandato i loro scagnozzi. Casa Benera, polizia, finanza, vigili urbani, quindi non contenti di aver amministrato male, giudicato male, imbrogliato, favorito cose peggiorative, poi è minacciato di morte a me. Poi stiamo parlando non ad altra gente, a me che non sono, non mi sono fatto sottomettere. Capito? Sottomettere? E sottomettiamoci tutti, tutti! Voglio vedere. Fare giustizia questa? Vi prego. No, la giustizia poi per molti è quella di prenderli. Loro che non ci saranno più, quindi i loro figli, le loro cose, e continua. E poi uno se la deve prendere con i figli, se la deve prendere col popolo, con la città, con i paesi, col Molise. Dovrei odiare il Molise, dovrei odiare Roma, dovrei loro, i siciliani, gente. Ora aveva ragione Pollo Orecchia, ci vuole il terrorismo, così facciamo tabula rasa. Ma io veramente avevo da fare altre cose, avevo altre passioni, altre. È bello il coso biondo da fare nella vita. E questo gioco di sta gentaglia qua, che è stratificata. E mette a repentaglio la vita. Vita, infatti, mettere tutto a repentaglio. Come si deve salvare la gente? Come si deve salvare la gente? Spero un bel caffè me lo prendo a casa, che è meglio di quello che fa, dipende dai bar. Come si deve salvare? Ci può essere per la gente, per tutti, per... Alle canucci ugula chisse e poi mi dice sputtanello, non glielo dite a nessuno, manco agli infantasimi, i fantasmi. Ecco il mio palazzo bello. Quale, questo? Questo? Il nostro
il loro, is, gula is, con tutti i sarichi. Hello peoples, se vi è piaciuto il video, vi raccomando, mettetemi qualche pollicione, mettetemelo e poi ve lo...